Dovrei aspettare che mi sentisse per la prenotazione, ma ormai si fa così, c'è TripAdvisor sull'internet e uno si fida. Ma l'ho fatto apposta di dirlo prima, così non può tirarsi indietro. Ho capito, dunque tralascio le cose della presentazione perché non vorrei rubare tempo, siccome il tema di oggi è un tema che, grazie anche di questo, che parte grande e poi arriverà anche nel Monregalese. Ho diviso il mio intervento in due settori. Il primo è per introdurre questo tema, è un tema che ho scelto per quest'anno, quando ho saputo, e mi ha molto fatto piacere di dover venire a parlare, nell'iconografia medievale, un tema che io credo estremamente poco valutato nell'anno della misericordia siano state le immagini della misericordia. Per noi quest'anno è facile perché ce le abbiamo nelle orecchie ogni volta che andiamo in chiesa, vediamo le immagini di Roma, vediamo i pellegrini, ma molti di questi figli lontani della misericordia partono proprio dai nostri paesi, di qui, e magari proprio anche da questa chiesa, ma poi vedremo. Al di là di questo, io credo che sia importante per voi che vi occupate di arte riflettere sul fatto che le immagini della Chiesa Cattolica, le immagini medievali, che arrivano in una cappella sperduta, non sono mica lì a caso, non sono mica perché il santo è venerato in loco, non sono mica perché il signore del posto aveva la venerazione per cui ha fatto erigere la cappella, no, c'era una regia di diffusione della cultura religiosa che sorpassava le valli, passava oltre le montagne, passava dai signori alle campagne. E la Chiesa continuava a insistere e a diffondere delle immagini che facessero tradizione. Ecco perché anche in questo caso della Madonna della Misericordia, voi vedrete ci sono immagini molto conosciute, altre molto meno note, ma c'è un discorso globale su cui dobbiamo riflettere. Come era partita questa immagine? E perché ha senso oggi, nell'anno del Giubileo della Misericordia? La prima cosa da dire è che il mondo cristiano ha dimenticato questa immagine. Perché? Perché è un'immagine da museo. A Saluzzo e a Casa Cavassa, voi vedrete mai nessuno pregare di fronte a questa immagine. Questa famosissima, che abbiamo alle nostre spalle, la conosciamo tutti, nessuno va mai a pregare lì. Perché da circa un secolo che il mondo cristiano ha rinunciato al potere evocativo di questa immagine, che invece quando è uscita ha avuto un'esplosione di conoscenza e di diffusione. Dante diceva a proposito della Madonna: «Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia e da te non ricorre, sua disianza vuol voler sanz'ali, in te c'è misericordia». Cioè Dante diceva già, riferendosi alla figura della Vergine, se qualche cristiano vuole una grazia e non ricorre a te, mette il suo desiderio privo di ali, che non arriva, perché in te c'è la misericordia. Com'era arrivata questa immagine? Allora, intanto, misericordia, noi sentivamo quando io andavo ancora al catechismo, semplicemente era uno degli attributi di Dio, in quanto nella sua infinita bontà soccorre gli uomini dal male o dal peccato e concede ad essi il suo perdono, attributo di Dio. Papa Francesco, la misericordia è il primo attributo di Dio, è il nome di Dio. Non ci sono situazioni dalle quali non possiamo uscire, non siamo condannati ad affondare nelle sabbie mobili. Ancora Papa Francesco, all'inaugurazione della Porta Santa a Roma, quest'anno ha detto: è più che mai appropriato noi che invochiamo la Vergine, anzitutto come Madre della Misericordia. La Porta Santa che abbiamo aperto è di fatto una porta della misericordia. E poi vado avanti con piena fiducia e senza alcun timore. Può ripartire da questa basilica con la certezza che avrà accanto a sé la compagnia di Maria.
Lei è la madre della misericordia, perché ha generato nel suo grembo il volto stesso della divina misericordia, Gesù, l'Emanuele. Nel Medioevo questa tematica che Papa Francesco ha riportato oggi era espressa con una banalità incredibile. Un mantello aperto, un tessuto spalancato che diventa l'idea, ma in tutta Europa, della misericordia. E qui mi sono fermato perché mi ha molto incuriosito. Nei Vangeli certamente ricordiamo tutti Marco, quando parlando di uno dei miracoli di Gesù ci parla della donna che aveva le perdite di sangue e che vedendo passare Gesù da dietro toccò il suo mantello e diceva questa donna: se solo riuscirò a toccare le vesti sarò salvata. E sappiamo come è successo in seguito. Ma anche nell'Antico Testamento il mantello, un tessuto rudo, rozzo, aveva una grossa importanza. Jonathan regala il suo mantello a Davide, pur sapendo che Davide diventerà re, perché il mantello è per gli ebrei il segno della protezione, di una presenza divina che ti avvolge, che ti ripara, che ti difende. Elia trovò Eliseo. Elia stava arando e Elia, passando vicino a Eliseo, gli getta addosso il suo mantello. Questo lascia voi e corre dietro a Elia dicendo: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Il mantello diventa un'investitura per il popolo ebreo, una cosa che se ce l'hai, se la senti, in qualche modo ti cambia tutto. E in conclusione, dall'Antico Testamento il mantello è un simbolo di una persona e anche dei suoi diritti. Gettare il mantello vuol dire acquistare, vuol dire allearsi. L'immagine della Madonna non è però solo il gettare il mantello, perché nel mantello lei raccoglie. E qual era l'immagine più semplice di raccogliere? Quella di una gallina che sotto le ali accoppia i pulcini, raccoglie i pulcini. Ed era sempre in Matteo un'immagine di Gerusalemme. Quem adnodum gallina congregat pullos sub alas. La gallina nel tempo del pericolo chiama i pulcini e li tiene tutti sotto, perché la figura al maschile del mantello della Bibbia viene trasferita in Maria con un mantello al femminile, un mantello che accoglie e che protegge. Com'è nata questa immagine? E qui qualcuno si stupirà, perché è nata con una polemica, in quanto è un'immagine così bella che tutti la vorrebbero. Cosa vuol dire? Che praticamente all'origine c'è il mondo dei cistercensi. I cistercensi è infatti il primo ordine che mette l'immagine della Madonna che apre il suo mantello sui suoi sigilli, come sigillo dell'ordine. Il più antico autore è Cesario di Eisterbach, che scrive tra il 1220 e il 1230 il Dialogus Miraculorum, una raccolta di miracoli. In uno di questi si vede un monaco cistercense che sale in una visione, sale al cielo, e quando è in cielo si guarda attorno e vede tutti i religiosi riuniti. Prima vede gli esseri angelici, patriarchi, profeti, gli apostoli, martiri, confessori, poi canonici regolari, poi premonstratensi, poi quelli di Cluny, e nessuno dell'ordine cistercense. Allora comincia a essere un po' preoccupato. Dice: ma in cielo non c'è nessuno del mio ordine? Allora si volta verso Maria apre il suo mantello
e sotto il mantello di Maria ci sono i cistercensi, ci sono proprio quelli del suo ordine. E lei dice, nella visione di Cesario di Eisterbach, è l'ordine a me più caro. E di qui parte tutta una serie di raffigurazioni che copre tutta Italia, ma anche Chiusapesio, la certosa di Chiusapesio. E poi via via, voi troverete sempre Maria con una folla di cistercensi in figure popolari, in figure più ricche, in manoscritti, ma lo troviamo anche nei primi libri a stampa, sempre Maria con i cistercensi. È l'ordine che ha amato di più dal 1220-1230 questo segno. Oh, avere una madre così però la vorrebbero tutti. Credete che gli altri ordini sarebbero stati zitti? Nella Chiesa Cattolica no. I primi a partire al galoppo sono i francescani, che dicono la storia non è propriamente questa. E allora anche qui ci troviamo una bella serie di attestazioni. La prima è del 1237, Jourdain de Saxe. È una testimonianza un po' particolare. Questo autore parla di una reclusa. Reclusi erano dei uomini e donne che vivevano lontani dal mondo, ma una celebre, ad esempio, abitava vicino a Notre Dame di Paris, a Le Halles, a metà del 400, era nutrita dalla carità dei poveri e non aveva rapporti, pregava solo, rimaneva in un sito nascosta in meditazione. Questa fanciulla che Géraud Fraché racconta di origine lombarda viene a sentire che è nato un nuovo ordine nella Chiesa Cattolica. Lei un giorno vede passare due frati di un ordine nuovo, giovani, belli, ben vestiti. Allora, rompendo quella che è un po' la sua regola, li ferma e chiede: monaci, di che ordine siete e cosa fate per le strade dei poveri? E loro le dicono: noi siamo di un nuovo ordine, che è l'ordine Frati Predicatori, che va proprio in giro a cercare i poveri come te per dare il sollievo. Lei li ringrazia, ma subito ha un pensiero un po' cattivo. Dice, trasformo la forma latina in cui, ma due giovani così belli, così eleganti, per queste strade, con tutte le donne che ci sono, per quanto tempo conserveranno la loro castità? La notte la Vergine Maria, dice la visione, le appare e le dice, la chiama per nome e le dice: ma tu non mi vuoi bene? E lei dice: no, tu non mi vuoi bene perché hai dato un dubbio che non posso permetterti. Questi monaci che tu hai visto sono i primi due di una lunga, lunga schiera che si chiama Frati Predicatori e sono quelli che io adoro. Apre il mantello e la reclusa vede uno sterminio di predicatori con in primo piano proprio i due giovani che lei aveva visto passare. Allora questa tematica viene diffusa, l'episodio della reclusa, nel Bonum Universale di Thomas de Cantimpré, viene raccontato in Bartolomeo da Trento, ma è una leggenda così bella che non può mancare alla vita di San Domenico. Allora, uno dei primi autori della vita di San Domenico, Thierry Dadold, scrive e trasforma, sposta la storia nel 1218 al Concilio del Laterano. Domenico è a Roma per il Concilio del Laterano, dorme, una visione, anche lui portato nel più alto dei cieli. Tutti in questa visione che lui ha, che è molto bella, ci sono Dio Padre,
Cristo e la Vergine vestita con un lunghissimo manto azzurro color zaffiro, che Domenico ama e si ferma a guardare in modo particolare, tanto è bello questo colore. Bene, mentre è lì, però anche lui si gira intorno e vede arrivare tutti gli ordini che si prostrano a Cristo, portino i loro doni, portino i loro doni, portino i loro doni. E Domenico comincia a piangere, perché vede che tra tutti quelli che vanno in cielo, ma non c'è un domenicano a pagarlo caro. Allora anche lui, quasi come una ripresa dell'episodio precedente, non si muove. Allora Cristo gli fa segno di avvicinarsi, dice il testo, e gli chiede: perché piangi, Domenico? E Domenico dice: io sono desolato perché io sono di un ordine e qui non ne vedo nessuno. Cristo sorride, cosa che dice il testo fa raramente, si volge verso la madre e dice: Maria, apri il tuo mantello, fa vedere chi tu proteggi, chi tu aiuti, quelli che sono i più forti nel mondo a difendere il mio sangue oggi sulla terra. Maria apre e la gioia di Francesco è enorme perché ci sono tutti i domenicani. Allora questo crea un sacco di polemiche con l'ordine dei cistercensi. Prima i cistercensi rispondono che nel 1218, quando c'è il Concilio del Laterano, domenicani sono solo due, quindi la Madonna non poteva aprire il mantello per mostrare solo due, e i domenicani rispondono di brutto dicendo: una visione profetica, la Madonna parlava dei tempi futuri quando i domenicani sommergeranno i cistercensi della loro presenza. Comunque è una storia lunga che a noi più di tanto non interessa. Volevo riproporla perché è comune nelle pitture di tutta Italia trovare la Vergine affiancata dei santi santi domenicani, perché questa immagine di Domenico, ecco, lo abbiamo ancora forse in quella successiva, che piange, è quella che fa il giro dell'Europa, e quindi i domenicani hanno poi il sopravvento nel numero di raffigurazione della Madonna della Misericordia, perché è quella più diffusa. A un certo punto la polemica aumenta e cominciano a diffondersi delle immagini come questa, dove tutti gli ordini sono ammessi. Ci sono i cistercensi, ci sono i domenicani e ci sono, non ultimi, ma ben decisi, i francescani, perché anche loro certamente un'immagine così non la dimenticano. Voi sapete oggi che tutti i politici fanno i selfie, pur di fare un selfie, e non solo i politici, anche il nostro Papa fa i selfie, dunque pur di essere messi vicino a qualcuno ti dà coraggio. Ecco che anche i francescani fanno la propria loro questa immagine, ma la fanno propria attraverso un movimento importante, che è quello proprio che io ho trattato per Saluzzo nel mio libro, quella dei battu o dei flagellanti. I francescani scelgono di avanzare verso la Madonna chiedendole di aprire il mantello, non tanto per loro ma per la miriade di questi confratelli che si battono il petto per ricordare la passione di Cristo e per essere poveri e semplici come era stato lui. Il gruppo di Saluzzo, che è nato più tardi, nel Saluzzo e nel 400, questi sono molto precedenti, aveva proprio delle preghiere. Prima di flagellarsi loro cantavano le lodi della Vergine, ma attenzione bene, perché sui flagellanti c'è stato tutto un momento anche di lettura politica non propriamente corretta. Non è che loro si flagellassero solo, a Saluzzo mandavano avanti l'ospedale, curavano pellegrini, cioè erano cattolici laici che avevano scelto di aiutare il prossimo, e quindi ospedali, e quindi curare i malati, e quindi dar da mangiare. Saluzzo certe volte la domenica nel 400 c'erano 200 poveri, dicono i documenti, a mangiare con loro, ed era tutta gente normale, quindi sceglievano quello, ma in più si flagellavano. Quindi non era come è stato fatto vedere molte volte, una cosa antica legata all'Oriente, la flagellazione, il sangue. Sì, certo, c'era anche il senso della mortificazione della carne,
ma unitamente all'impegno che noi bisogna riconoscere, i primi ospedali sono nati loro. Pensiamo, se a Cuneo abbiamo un ospedale di Santa Croce, vuol dire che dietro questo ospedale c'è una confraternita di Santa Croce, e in questa confraternita c'erano proprio questi qui. Quindi dobbiamo un po' mettere le cose a posto, altrimenti la storia prende un'altra piega. E che cos'è che loro trovavano nella misericordia della Madonna che li ricordava così il momento della passione? Se lo fa vedere Giotto, le lunghe braccia di Cristo sulla croce. Vedete che le braccia di Cristo pian piano si allungano, e ad esempio i confratelli di Saluzzo dicevano: Gesù, io mi lamento e piango con dolore, al mio cuore non sento il tuo amore. Poi cito: Gesù, creatore pietoso, con te voglio fare pace, d'ora innanzi io ti voglio servire, apri le tue braccia, Signore, a ricevere il peccatore. Quindi le braccia del crocifisso, che altrimenti sembra quasi da far paura, per loro era invece una persona che come un padre allunga per incontrare. E qui l'immagine dopo, spero potremmo parlare, eccola qua, è un affresco che c'era a Saluzzo e poi è stato tolto, anche perché su queste immagini, come un po' per la Vergine della Misericordia, c'è stato un metti da parte, non è il caso di mostrarle. Ecco, invece vedete il braccio di Cristo come si allunga, perché loro devono leggere questi versetti di preghiera per far capire che sono amati, sono accolti da un padre. Bene, dopo questo delle confraternite con i francescani, abbiamo un ritorno invece dei domenicani con le confraternite del Rosario, ma qui non starei più a seguire perché lo studio della Vergine della Misericordia è piuttosto complesso. Era solo per farvi vedere come questa immagine all'inizio abbia creato tra XII e XIII secolo un enorme interesse nel mondo religioso a disputare l'immagine. Erano tutti gruppi religiosi. Siamo partiti dai cistercensi per arrivare ai disciplinati nel 400, ma tutti religiosi. Poi però capita qualcosa di importante che fa cambiare un po' l'ottica, nel senso che questa immagine diventa un'altra cosa, perché ritorna nei cattolici il richiamo di un'antica antifona alla una preghiera che veniva usata per chiedere particolari interventi alla Vergine, e questo è un fatto puramente devozionale, non è contenuto in un testo sacro, ma sono testi di devozione che però influiscono e hanno il loro primo exploit con un libro che si chiama lo Speculum Humanae Salvationis, che è composto intorno al 1320, è un testo scritto in latino, è una storia della caduta e della redenzione umana. I capitoli che a noi interessano di più sono dal 38 al 39, perché ci parlano del ruolo di Maria. Maria è quella che difende, diventa un soldato per i cristiani, è l'unica. Ci sono di questo manoscritto 220 manoscritti oggi in Europa in latino, senza dire le traduzioni in varie lingue romanze. È scritto dai domenicani, ma quello che, e per questo lo ricordiamo qua, quello che è più da notare è che ha questa immagine, e questa è l'immagine che elimina gli ordini religiosi, ma manda avanti il popolo, diventa mater omnium, tutti possono rivolgersi a Maria senza far parte di nessun ordine religioso o vestito particolare. E questo rapporto diretto fra la Vergine e l'uomo passa sulle teste dei re e sulle chiavi dei papi, tutti, anche i poveri che sono là dietro, possono andare. E questo è un libro che piace, vedete? Sono eliminati tutti, c'è solo più lei, che è lo specchio dove il peccatore può salvarsi. E allora la vediamo in vari manoscritti, questi sono sempre lo specchio di salvazioni,
che dà anche un'indicazione in più, che poi vedremo nella seconda parte, quando arriviamo alle nostre pitture. A me ha colpito. Nello Speculum è detto, a un certo punto, quando si parla proprio della potenza di Maria, che altrimenti non si capisce bene perché lei, che non è propriamente un personaggio dei Vangeli, è la madre, ma non è un apostolo, è una cosa diversa. Ecco, l'autore dello Speculum diceva: Dio, infatti, ha diviso il suo regno in due parti. Una parte ha tenuto a sé, una parte l'ha data a Maria. Queste due parti sono giustizia per lui, misericordia per lei. E qui, allora, questa indicazione della Madonna della misericordia, qui vediamo delle cose in Germania, perché in Austria, perché è un'immagine su cui bisognerebbe fermarsi, perché vedete sotto il popolo che va a chiedere tutte le possibili grazie. Queste immagini ha avuto, qui vado più veloce, una diffusione molto grande, non solo in Europa, sotto diverse tipologie. Ne vediamo qualcuna perché poi la ritroviamo anche qua. Una delle più comuni è quella della Madonna col bambino. In questo caso il bambino non è portato dalla Madonna, è virtualmente raffigurato nel suo seno, perché la Madonna ha un bel problema, deve tenere il manto. E questa sarà la causa per cui l'immagine avrà pochissimo seguito. Perché? Perché se la Madonna tiene il bambino che mostra, deve avere con lei degli angeli, perché altrimenti il manto cade e i fedeli sono troppo pochi. Invece i fedeli devono essere tanti. Qui vediamo allora alcune immagini col bambino. E l'altra osservazione: se guardate il bambino, non guarda mai i peccatori, non è in rapporto a loro. Il bambino sta vivendo il suo momento con la mamma, e tutte le immagini lo fanno vedere che o gioca con l'uccellino, al mondo umano, ma non coglie, perché tutta la misericordia è in lei. Questo è il centro dell'immagine. Al centro c'è la Vergine. Ugualmente è stato studiato, che passiamo più velocemente, a vedere come in fondo, vedete, il manto si allarga un po' per volta, si allungano le mani, perché la Madonna deve far stare tutto il mondo. Guardate qui, la Madonna deve prendere un muro intero per far entrare tutto il mondo. E qui ci sono politici a Taggia, ci sono politici un po' dappertutto, dove vedete che il mantello diventa proprio una specie di siepe a immagine del mondo. Oppure l'altra soluzione, uno sterminio di angeli, perché il mantello è pesantissimo, è il mantello del mondo. Ed ecco qua una che piacerebbe molto, è una in Savoia, un'immagine popolare della Madonna, che vedete ne ha fino sotto le ascelle, non ci stanno quasi più poveri lì sotto. E però è per dare l'idea alla gente, ci puoi stare anche tu. Questa è l'idea importantissima della Madonna. L'altra cosa, la Madonna si allunga per far stare tutti questi, qui vicino c'è a Montanera la Madonna lunga, è proprio questa lunga Madonna che deve crescere lei per dar modo a tutti questi di essere. E poi via via passerei velocemente alle altre immagini, ma qui ce n'è veramente una scelta. Finisco questa parte con un'immagine che mi piace molto, perché ci sono Isabella di Castiglia e il marito Ferdinando, anche in Spagna vedete l'immagine. Guardate che scomoda questa Madonna, come deve tenere le braccia per far stare tutto il popolo spagnolo sotto le sue braccia. Bene, l'Italia ha però un ambito in più, fa capire, perché qualcuno non avesse ancora capito a cosa serve il mantello di Maria, la Toscana dice di più, perché ci fa vedere che la Madonna para, non solo copre, ma para. Già un testo di Jacopo Passavanti nel 1354, Lo specchio di vera penitenza, ci raccontava dell'ira di Cristo sui peccatori. A un certo punto, siamo a metà 300, viene fuori lentamente, ma il contrario della misericordia, la
la necessità di Cristo di fare giustizia contro il peccato che dilaga. E a questo punto dice il testo, Jacopo era uno che predicava nella Quaresima a Firenze del 1300, quindi per far capire la gente, diceva: Cristo verrà a giudicare il mondo con tre lance, le quali faceva sembiante di voler lanciare per ferire la gente che abitava in terra. Quindi è il Cristo vendicativo, il Cristo giustiziere, diremmo noi oggi. La Madonna, la quale, domandando il figliolo quello che voleva fare, la Madonna chiede cosa vuol fare e lui risponde che voleva disfare il mondo e uccidere tutta la gente peccatrice, superbia, avarizia, lussuria. A questo punto, salto un po', la Vergine Maria, tutta piena di pietà e misericordia, lo pregava dicendo: per amore di me, perdona ancora una volta i peccatori che mi hanno fatto. Tu che mi hai fatta venire tua madre. E allora abbiamo la Madonna, vedete, che col mantello para, queste qui sono tutte le frecce che sono lanciate dagli angeli di Dio. E la Madonna in questo caso sembra potersi contrapporre a una volontà, ovviamente questo in senso figurativo, che è quella del colpire gli abitanti, ad esempio, di Corciano, di questa città ancora molto bella, di questa, vedete le tre lance. La Madonna lascia che le tirino, in questo caso sono i diavoli, non sono più gli angeli a tirare, sono i diavoli, ma la Madonna usa il suo manto come una grande rete. Tutte le frecce vanno lì e non cadono. Ma com'è nata? E qui arriviamo alla seconda parte del nostro discorso e arriviamo qui vicino a noi. Com'è nata questa immagine? Quando è che la misericordia e la Madonna che la patrona può fare? Allora, in vita la Madonna può intervenire quando c'è bisogno, ma è soprattutto il tempo del giudizio, e del giudizio universale. È lì che la Madonna può far vedere di cosa è capace. E infatti il secondo momento della misericordia e il grande giudizio universale, giudizio finale. Noi eravamo abituati a considerare il giudizio finale sulla base di cosa ci dice il Vangelo di Matteo, e sono soprattutto i portali delle chiese romaniche della Provenza, ma anche poi nostri, che hanno raffigurato questa scena nel Vangelo. Allora, il Figlio di Dio, dell'uomo, è seduto in piena gloria. Gli angeli hanno le trombe, i buoni a destra, i malvagi a sinistra. Le parole: venite da una parte, allontanatevi agli altri, i cattivi andate al fuoco eterno. Questo è il Vangelo di Matteo, gli altri dicono poco. Essendo un atto di giudizio, un atto di natura giuridica, il Medioevo si era molto interessato a vedere come potrebbe svolgersi, secondo i documenti, questo giudizio. E alcuni autori, come Pietro Lombardo, Ugo di San Vittore, Alberto il Grande, hanno proprio esaminato i punti per punti in cui si sviluppa il giudizio. Ad esempio, a che età si sarà resuscitati per questo giudizio? Allora, Pietro Lombardo diceva che tutti al giudizio avremo un'età corrispondente a quella della morte di Cristo, tra 32 o 32 anni e 3 mesi. Il corpo susciterà nella propria interezza, cioè non ci saranno parti caduche, ma ci saranno capelli, unghie completi. Tommaso di Aquino chiedeva se saranno compresi anche gli organi sessuali, e Richard di Mediavilla diceva che a quel tempo non ci sarà più un sesso predominante, ma tutti conserveranno i loro attributi come dalla vita. Le ferite sui corpi dei martiri, degli uccisi, e le difformità ciechi o sordi saranno tutte annullate dalla luce divina. Cristo come apparirà? Come giudice. Ma si dice da alcuni in forma di servo per essere visto da tutti. Alcuni lo dicono: Cristo mostrerà il corpo tormentato dalla ferita della passione.
altri si mostrerà in duplice aspetto, altri ancora si mostrerà come lui è stato giudicato. Altra domanda: Cristo giudicherà come un giudice umano o come un Dio? Sarà da solo a giudicare? Secondo Pietro Lombardo, i santi giudicheranno tutti con lui. Secondo Matteo, saranno solo gli apostoli a giudicare, seduti su dei troni. Nella Summa Aurea di Guillaume d'Auxerre, gli apostoli saranno gli assessori, come dei sindaci, alcuni a destra e altri a sinistra. Nessuna traccia di Maria e Giovanni. Non esistono per questo momento del giudizio. Il giudizio sarà convocato dal suono delle trombe o dalla voce degli angeli. Alberto Grande dice che non sarà propriamente una tromba, ma sarà la voce talmente potente dell'arcangelo Michele che sarà sentita come una tromba. L'ora del giudizio universale, nel mezzo della notte, in rapporto all'ora di nascita e di morte di Cristo. La gente lo saprà prima, perché ci saranno i segni, e questi segni saranno il fuoco che brucerà la terra, la morte di tutti, la voce o la tromba. Nell'aria i buoni saranno guidati da angeli, i cattivi resteranno sulla terra. La maggioranza dei commentatori del giudizio dicono che ci saranno quattro fasi, come quattro sedute, no? La seduta plenaria, allora i buoni che non saranno giudicati perché sono buoni, poi ci sono dei buoni che saranno giudicati perché erano buoni, i cattivi che saranno condannati e i cattivi che saranno immediatamente puniti, l'ultimo livello. Luogo dove? Il Medioevo si chiedeva, ma una roba così grande, dove la fanno? Allora, la valle di Giosafat, vicino a Gerusalemme, ma è troppo piccola, per cui subito i buoni saranno invitati dagli angeli a prendere posto già in basso nel cielo e i cattivi saranno invece seduti sulla terra. Ci saranno ovviamente delle altre tematiche tecniche, ma... Jacopo da Varagine, nella sua Leggenda Aurea, racconta in modo più leggibile la formazione di questo giudizio e presenta anche tutti i segni e in più avanza con una figura particolare che è l'Anticristo, un personaggio nato apposta per sconvolgere i piani del giudizio finale. E secondo Jacopo, il mare in più si alzerà come un muro, scenderà sulla valle di Giosafat, i continenti saranno scossi e una pioggia di stelle cadrà sulla terra. L'Anticristo si farà passare per il Messia e in questo modo si svolgerà il grande giudizio. Allora, più o meno gli altri testi dicono le stesse cose. Il giudizio, noi sappiamo, è raffigurato, qui lo vediamo a Firenze, col Cristo giudice, in tantissimi luoghi, tantissimi... Ma in qualche posto la figura ha una bella novità. Ma su Bastia torniamo subito dopo. Prima partiamo sempre da Mondovì, perché questi temi del giudizio sono la base di uno dei testi più importanti, che è lo Giudizio della fine del mondo, pubblicato a Mondovì nel 1510. Se voi leggete, ma voi non riuscite a leggere perché è troppo piccolo, tutti questi radunati non fanno che chiedere misericordia, 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 misericordia. È l'unica voce che i condannati al giudizio osano proferire in quel momento di paura. Tutti chiedono misericordia. Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di Mondovì, abbiamo l'Anticristo, abbiamo i diavoli, Elia e Enoch, abbiamo lo scontro delle potenze e abbiamo indubbiamente tutta questa visione diabolica che ci perseguita. Dicevamo, l'ordine è un po' diverso, ma non poi troppo da quello che a Firenze era fatto, vedete, in questo caso con già una variante. Maria è accolta tra i giudici. Prima si diceva Maria non è fra i giudici, non sono gli apostoli. Il battistero di Firenze ce la fa già vedere seduta.
E qui, andando un po' a cercare, dobbiamo trovare che ci sono delle immagini dove qualche cambiamento sul mondo del giudizio era partito prima. E i primi documenti che ci dicono che c'è una possibilità di Maria di giocare un ruolo in questo ambito è un testo francese del XIII secolo che si chiama Advocatie Notre Dame. C'è un testo banale, un testo religioso, scritto probabilmente nell'abbazia di Saint-Denis a Parigi, dove la Madonna diventa avvocata per la prima volta in un caso di giudizio di un'anima, attacca il diavolo, lei, senza nessuna paura, e chiede al figlio di difendere quest'anima perché è un devoto. E ovviamente il Cristo interviene a favore della Vergine, aiutando il devoto a pentirsi. La Madonna non ottiene, attenti bene, che il devoto sia portato in paradiso, ma ottiene che il devoto si salvi dal giudizio, perché tramite la sua intercessione può rivivere, pentirsi, e poi quello che sarà, sarà. Questo documento è importante perché ci fa capire che Maria in quel momento è scelta come intercedente, prima non lo è. Perché non lo è? Perché la madre di Cristo ed è al di fuori e vicina a Cristo, ma non ha voce, noi diremo oggi in capitolo. Con questo testo inizia un processo che poi continua con i miracoli Beate Maria Virginis dal XII al XIV secolo, che hanno anche qui una diffusione enorme perché sono tra i testi più letti, e in questi testi viene fuori un po' il racconto che la corte dei cieli è un po' come la corte del Papa di quel tempo. San Michele controlla quelli che vanno alla giustizia e riporta la voce di Cristo. Pietro, quando interviene, si occupa di quelli di grazia. La Madonna, sempre, quelli della misericordia. Che ci sia un influsso dell'Oriente e degli autori che in Oriente si erano legati alla figura di Maria, ce lo dice questo mosaico a torcello, dove vedete il giudizio, il solito, ci sono, ma a fianco della mandorla del giudice ci sono la Madonna e San Giovanni Battista. La posizione delle mani è dell'orante orientale. La Madonna non è lì per farsi bella, ma sta pregando per qualcosa. Vedete che la sua posizione e i suoi gesti sono importanti. Questa immagine, con l'immagine comune anche alcuni, non tutti, alcuni di questi giudizi scolpiti, la vedete, sta pregando. Quando Cristo emana la giustizia, la Madonna interviene. E qui andiamo a Roma, alla Basilica di Quattro Santi Coronati, di nuovo vedete il Cristo giudice, le trombe del giudizio, tutti pronti, ma la Madonna c'è ed è vicinissima. Un affresco, purtroppo la fotografia non è bella, l'ho fatta io, non è questa, questa è un po' bella, no, questa qua, ecco, in Val Varaita, vedete, in questo affresco recentemente ritrovato, c'è la mandorla e poi abbastanza distinguibili la Madonna e il Battista. Certamente questa immagine, Notre Dame de la Brigue, Notre Dame de Fontaine de la Brigue, voi vedete in che posizione sono la Madonna e il Battista. Poi questa immagine è continuamente ripresa, ecco qua. In questo tipo di testi il rapporto fra la Madonna e il Battista, vedete, è quasi paritetico. Da una parte c'è lei, dall'altra parte c'è lui. Tutti e due sono in posizione importante. Ma interno alla Chiesa Cattolica va avanti una nuova tipologia di intervento. Ed è quello che mostra l'abbazia di Conques in Rouergue. Perché Conques in Rouergue mostra uno dei bellissimi, più completi esempi di giudizio universale, con un Cristo che alza la mano e indica in basso quelli che sono il regno dei condannati, ma fianco a lui, prima di tutti, c'è proprio sua madre. In Italia
in Italia abbiamo una delle prime raffigurazioni più belle, andiamo a la grande immagine, la cappella degli Scrovegni a Padova, affrescata da Giotto. Allora, in questa grande immagine del grandissimo giudizio, vedete ancora un giudizio bizantino con i fiumi che portano tutti questi dannati, e dall'altra parte ci sono lì sempre i nostri assessori da destra e sinistra, la grande croce, segno del culto della croce che stava avvenendo, il grande diavolo che ci fa vedere come la potenza di Satana fosse cresciuta in rapporto alle prime raffigurazioni del giudizio. Qui abbiamo ancora un Cristo, qui velocemente gli assessori pronti a emanare la loro sentenza, gli altri assessori, la croce di Francesco, ma poi vicinissima, da sola, la Vergine. Qui non c'è spazio per Giovanni Battista. È una visione importante, la Vergine è girata, sta guardando per aiutare un'altra donna che è Eva, e per permettere a Eva di entrare in questo mondo, e ci fa anche capire che dietro questo testo Giotto sapeva che c'era una leggenda, una tradizione orientale del viaggio di Maria agli inferi, perché prima di giudicare, prima di avere la possibilità di giudicare, si dice, la Madonna è stata, con una versione apocrifa del testo, in viaggio agli inferi. Avrebbe chiesto consiglio a Mosè e poi a San Michele di condurre in inferno per 3 giorni. Andando in inferno, la Madonna avrebbe visto spergiuri, delatori, bestemmiatori appesi per la lingua, ma quelle che la Madonna si ferma per ascoltare sono le donne. E si ferma alle donne che hanno abortito, che sono sommerse di fuoco, alle bugiarde che sono appese per le orecchie, alle prostitute che sono coi seni divorati dai mostri. La Madonna è così colpita, e trova anche Eva in questo suo peregrinare nel mondo dell'antica tomba, è così colpita da queste torture che chiederà al figlio di avere una tregua, di concedere una tregua ai dannati, e infatti da Pasqua a ogni santi sono le vacanze dei dannati. Nessun diavolo tormenta, per richiesta di Maria. La Chiesa orientale dice che Cristo prima scuote un po' la testa, ma poi acconsente alla madre. I dannati vanno in vacanza, speriamo che la cosa continui anche ai giorni nostri. Lasciando perdere Giotto, l'importanza comunque di Maria in questo ciclo che è veramente unico, dove troviamo, e qui lasciamo ancora andare avanti, ecco, andiamo avanti e siamo a Buffalmacco, Pisa, prime 3 decadi del 300, un bellissimo giudizio, perché in questo caso c'è una novità importante per le geografie infernali, perché gli spazi oltremondani sono divisi in modo diverso. L'inferno occupa uno spazio che pari a quello del paradiso. Lucifero è enorme, è grandissimo, e quello che è importante per noi, ci sono 7 regioni dei peccati capitali, e questo è un discorso che anche le nostre cappelle mostrano in molti, ma la parete che ci riguarda è questa. La prima volta in Italia e in Europa che nel giudizio universale la Vergine è in mandorla, identica al Cristo in mandorla. Non c'è più la sudditanza madre-figlio, non c'è più l'immagine del giudice e di quell'avvocata che interviene. Qui torno a quello che secondo me è il testo fondamentale: Deus Regnum Suum in duas partis divisi, unum sibi retinuit, altera Maria commisi, sono per me i segni del regno della giustizia e il regno della misericordia. Buffalmacco, Giotto aveva già avvicinato, ma è Buffalmacco che mette in centro. Questa immagine
che non tutti purtroppo hanno capito che è molto bella, la troviamo in esempio in molti alberi della croce. Vedete lassù, sono seduti vicini, non c'è più differenza. Ma andiamo ancora avanti e arriviamo a Bologna tra il 1408, alla Cappella Bolognini, e qui ci stiamo avvicinando, siamo quasi a Bastia. Perché? Perché c'è il giudizio universale e in centro, novità, incoronazione di Maria. Questa scena, questa è una foto a Linari vecchia, adesso la vediamo nell'altro. Dunque qui c'è una differenza rispetto a quello che abbiamo visto prima, perché è tutto in verticale, c'è l'inferno, scusate, il paradiso, il giudizio, e qui sotto c'è l'inferno. Tutto in verticale. Qui vediamo bene l'inferno come è fatto. Questi sono i dannati. Io volevo però tornare un attimo alla scena. Ecco, per farvi vedere, vedete, al momento del giudizio la Vergine diventa resina. Fate attenzione, al momento del giudizio la Vergine diventa regina, è il momento del passaggio dell'autorità, del potere. Qui l'abbiamo, adesso vado a prendere, ci sono molte, no, ancora una prima, molte raffigurazioni, ce n'era una in particolare, ecco, più popolare, che riprende da vicino la scena che abbiamo visto, e vedete questa immagine grande. Bene, c'è ancora un quadro importante, famoso, che avete già visto, il Coronament de la Vierge, siamo a 1454, vicini a Bastia, Enguerrand Carton, siamo nei cieli, vedete che il mantello di Maria si fa cielo, è in centro, è incoronata, e sotto che cosa abbiamo? Abbiamo due elementi importanti, perché ci sono in contrapposizione Gerusalemme e Roma, le città infernali e quelle invece celesti. L'innovazione è tutt'uno, e che è un tutt'uno senza più regioni stabilite, ma è un'unica grande immagine su cui, ecco, mi fermerei in questo. E poi possiamo notare alcuni altri particolari, ma arriviamo ovviamente alla nostra scena, Bastia. Ecco l'incoronazione di Maria nel centro del giudizio universale. Ma Bastia c'è di più. Perché? Perché come, questo l'ho già citato prima, ecco, volevo ancora una cosa che mi sono dimenticato, questa immagine qui dell'incoronazione era già data come immagine proprio in quello speculum humani salvationis, dove c'è il discorso di Maria incoronata e la divisione dei due poteri tra giustizia e misericordia. Questo è un manoscritto che avevo lasciato da parte. Vedete, l'incoronazione di Maria e la divisione dei poteri. E poi arriviamo, dicevo, perché il Monregalese ha una voce sua, e quindi sono proprio contento di essere qui oggi con voi che vi occupate di questo, perché per richiamare questo momento fondamentale di Maria che diventa responsabile della misericordia, i nostri pittori hanno a completamento messo al di sotto le opere di misericordia. Quello che salva i cristiani, i cattolici che hanno fatto la loro vita, sono le opere di misericordia. E tanto a Bastia come a Pian della Gatta, come altri centri dove l'iconografia è ripetuta, vedete che sono veramente il segno, mentre i vizi portano i peccati, quelli che salvano
sono le opere di misericordia, li salvano perché in quel momento a reggere i cordoni della salvezza è la Vergine, che è la madre della misericordia. E proprio la presenza, no, del corpo del delitto quando c'è chi sa leggerlo. Cioè, ci sono questi elementi e c'è la Madonna che è là. Le opere di misericordia, ma qui non mi fanno più, che sarebbe troppo... hanno una tradizione molto lunga. Partiamo da questa pala che c'è in Vaticano, dove in questa zona sono ricordate le prime opere di misericordia vicino alla scena del giudizio, quindi è lo stesso discorso come base del tempo, ma quello che è importante per le nostre pitture morgalesi è che veramente loro rientrano nel tema della misericordia. Sono immagini più che mai attuali oggi, perché permettono di ricordare certamente che c'è il giudizio e a cui nessuno scappa, ricordare che però al momento del giudizio chi è scelta come regina sarà proprio quella che per tradizione delle antiche preghiere della Salve Regina in poi è chiamata Mater Misericordiae. In Vaticano c'era questa scena che faceva vedere come già Michelangelo mettesse Maria vicina, senza potere, ma l'immagine vicina. Ma nella nostra chiesa c'è proprio una Madonna della Misericordia che è stata, speriamo con pazienza, a ascoltarci. Vi ringrazio dell'attenzione. Veramente non avevamo, io personalmente non avevo dubbio che sarebbe stata una grande lezione, ma credo che tutti, no, siamo sicuramente d'accordo su questo. Poi ci ha dato anche questo colpo basso, ci ha lasciato lì proprio con la nostra Madonna della Misericordia. Per me trovarla è stato importante perché come dicevo è un'immagine che in tempi recenti è finita nei musei, nelle tavole, e quindi la gente si è un po' distaccata dalla devozione perché sono opere d'arte, e allora di fronte a un'opera d'arte la religione molte volte, ma quando ci sono, molte volte sono mal ridotte, perché, e quindi quando ho visto che parlavo qua, poi certo c'è Niella Tannor, non vorrei che ci fosse qualcuno di Niella Tannor qui vicino, ci sono altre Madonna della Misericordia in zona che andrebbero messe in rapporto perché è un tema molto diffuso, ma era nel Medioevo e fino al Settecento, dicevo, il segno che la porta è aperta per tutti. E quindi è importante da sottovalutare, proprio un'immagine godibilissima. È vero, qualcuno mi dice e mi ha detto, sì, però in primo piano ci sono i re e le regine. Certo, perché chiaramente Isabella di Castiglia, che ci fa fare il disegno, chiede di essere messa. Ma insieme a Isabella di Castiglia sono tutti quei peones che non c'entravano niente, che però la misericordia divina contemplava. Quindi non è un problema di immagini regali, più delle volte è lo stereotipo del re o dell'imperatrice, non è che dietro ci sia il conte o la contessa di, non è detto. Molte famiglie nobiliari indubbiamente la usavano perché era un segno di protezione. Però in molti altri casi invece veramente l'affetto popolare che sceglieva queste immagini lo metteva sui gonfaloni delle confraternite, lo metteva nelle chiese, perché era invece la grande madre, no? A cui si poteva chiedere la remissione dei peccati. E con questo discorso, che io credo sia importante proprio in quest'anno, delle opere, non c'è contrapposizione tra queste immagini e le opere di misericordia, no. Se voi andate con attenzione nelle prime raffigurazioni, trovate sempre la Vergine della Misericordia e da una parte ci sono le opere. Perché non è messa Madre di Misericordia in generale, la misericordia cos'è? Misericordia vuol dire aiutare chi ha fame, dare da bere a chi ha sete, aiutare i carcerati e via 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 via. Quindi è voluto, non è un'immagine causata, no, è un'immagine voluta, e come insegna bene Bastia, per me Bastia è veramente una lezione continua. Ci sono venuto, dicevo prima, molti anni fa con Andrina Griseri, posso dire quasi 40 anni fa, e avevo capito delle cose. Ci sono tornato con Geronimo Raineri un po' di anni dopo e ne ho capite altre. Più vado avanti più ne capisco, perché è veramente un'enciclopedia in cui confrontarsi, soprattutto su uno
segue questi testi di religione, li confronta col cambiamento delle mentalità umane. Credo che sia veramente una grossa fortuna che voi avete nel Monregalese di avere questi centri, e non ce n'è uno solo, certo lì perché è il più completo, ma come vedete qua la Madonna della Misericordia è anche qui, quindi non è il caso di impuntarci su un centro o un altro. Diciamo che è una fila, è una filiera di immagini che bisogna un po' mettere insieme e soprattutto spiegare nel divenire della storia del pensiero cristiano. Il pensiero cristiano è fatto di parole e immagini in rapporto. È sbagliato far solo un discorso di testi, è sbagliato fare un solo discorso di immagini. Bisogna cercare di interlacciare per capire cosa la gente capiva, perché come per la Vergine della Misericordia sono discorsi molto molto alti e poi molto semplici, in modo che la gente potesse capire secondo il livello che aveva. E quello che diceva già la Chiesa medievale, che aveva capito, perché in Chiesa bisogna parlare un linguaggio che anche i semplici capiscano, ma che non estranei i dotti, perché deve essere un linguaggio universale. Mi è piaciuto molto, specialmente quando il professore, adesso ultimamente, ha detto, riferendosi al nostro San Fiorenzo, al nostro Bastino, che tutte le volte che va capisce qualche cosa, e questa è la grandiosità comunque dell'arte, perché io trovo che sia come la lettura del Vangelo, per esempio. Noi lo possiamo leggere 30 volte, 30 volte facciamo delle scoperte diverse, no? Questo è ovvio, e questa è l'universalità proprio del Vangelo. Ma mi è piaciuto per Bastia, io dico la mia, poi voi non lo so, ci ha presentato queste due immagini, non abbiamo visto molto quella dell'inferno, va bene, ma comunque è analogo, cioè se c'è una ci deve essere anche l'altra. Ma che l'ha presentato come il momento del giudizio. Personalmente io le avevo sempre solo visti come città, così me l'avevo insegnato, città celeste, inferno, cioè giudizio già avvenuto, e ci sono questi due blocchi, o vai di qui o vai di là. Interessantissimo io invece trovo, professore, che ci abbia detto l'incoronazione della Vergine è in quel momento lì, è nel momento del giudizio. Ribalta tutta il mio pensiero, magari voi avevate un altro pensiero, il mio pensiero è completamente ribaltato, perché io pensavo sinceramente che l'incoronazione della Vergine fosse completamente avulsa dal momento del giudizio, e appunto volevo che magari avesse un chiarimento ancora. Grazie. Sì, credo che anch'io facendolo mi sia abbia capito un po' di più, se riuscivo ad andare, perché allora quello che mi ha fatto mettere su questa pista, io mi sono già occupato di questi temi perché ho in mente una ricerca proprio sul giustizia e misericordia, perché sono due concetti fondamentali nella Chiesa del Medioevo, e quello che mi ha fatto riflettere, eccolo qua, è per arrivare a Bastia, perché Bastia è tardo un po' rispetto agli esempi che ho portato, no? Ma se noi partiamo da questa, che è l'immagine primogenia di questa scena, ci rendiamo immediatamente conto che siamo di fronte a un giudizio. C'è San Michele che sta pesando le anime, ci sono tutti quelli che abbiamo detto, i testimoni che devono testificare di qua e di là, ci sono i santi che devono invocare la clemenza della corte, ci sono tutti i fatti per cui al termine di questo momento si procederà nel quadro successivo, che l'inferno, dov'è? Non è là, quello precedente, a segnare le anime. Ecco, l'immagine di Bastia ha un po' condensato, secondo me, questo è stato difficile anche per me, ci sono arrivato non che ha condensato questi elementi del giudizio, per cui in realtà si vede la città, si vedono quello che lei ha detto, a parte il discorso dell'inferno che va comunque messo a parte, perché eccolo là, perché l'Alto Regno, perché c'è questo momento di festa intorno alla Vergine.
Ci sono gli angeli musicanti, che è un modo di celebrare veramente la festa dell'incoronazione. Questo indubbiamente è il momento, ma è un momento che trova un suo significato all'interno del giudizio universale, anche per il ruolo stesso di Maria, la cui incoronazione in seno alla corte celestiale, al di fuori di un atto come quello del giudizio, dove c'è Cristo nella sua qualità di Signore e Padre, che focalizza, può avere un senso. Togliere l'incoronazione da questo quadro sarebbe dare alla Vergine un contesto che non le è proprio, perché non era contemplato nelle norme del tempo. Vale a dire, lei può essere incoronata giustamente da Cristo e dal Padre proprio nel momento in cui si svolge l'atto finale di quella della salvazione dell'uomo, della salvezza. In quel momento lì lei è incoronata, perché così lei può essere la Mater Misericordiae. Incoronata al di fuori vuol dire togliere alla Madonna l'enorme prestigio, l'enorme importanza che ha, perché di fronte al finire del tempo lei assume il potere, che le è riconosciuto di intervento, di madre di misericordia. Se noi la facciamo come festa a parte, certo, è un momento celebrativo della Vergine importante, come lo sono le altre feste, ma non è quello che ci spiega perché l'invocazione Madre della Misericordia ha avuto nel tempo una diffusione talmente grande che è difficile. Ho provato a vederci dei libri su questo settore qua, e a parte uno dell'Ottocento di un francese, non hanno pubblicato nulla, perché li hanno fatti in Spagna per la Catalogna, li hanno fatti in Francia per alcune regioni, perché è talmente vasto che diventa un altro, ci vorrebbe veramente un repertorio, mi diciamo signore, un repertorio enorme. Per tale è la diffusione del titolo, che corrisponde a una devozione, proprio perché in quel momento la Madonna non è incoronata regina di cosa? Di un regno che ormai è esploso, per quel punto non ci sarà più Gerusalemme, saremo tutti a far parte del regno cristiano, non ci sarà più bisogno di questo. Ce n'è bisogno dell'incoronazione della Vergine, perché in quel momento lei ha un suo ruolo. Se la togliamo dal momento e diciamo Bastia è l'incoronazione di Maria, certo il titolo cristiano è importante, ma perde perché lei non può più agire, è già tutto fatto. Non è fatto se siamo nel giudizio. Sarebbe un titolo in più, no? Come abbiamo tanti titoli per cui la Madonna è chiamata Madre del Soccorso, Madre, eccetera, eccetera. Ma lì è esplicitato, e poi se lei guarda sotto ci sono le opere di misericordia. Se incoroniamo Maria, c'è bisogno delle opere di misericordia per incoronarla? Quando incoroniamo un altro santo, ci sono i momenti in cui alcuni sono incoronati, c'è bisogno di mostrare altro? No, si mette il santo, la corona, in quel momento è detta, perché sotto ci sono le opere. Ma questo, devo dire, io capisco molti che hanno letto queste cose qua, perché ci va il tempo e la voglia di andare a cercare come sono nate le immagini. Se uno ha la pazienza di andare all'inizio e confrontare, oh guarda, questo qui ha messo la Madonna incoronata lassù in quel momento lì, chissà perché, ce ne sono altre in Italia, allora mettendo insieme il pezzo viene fuori la filiera, perché uno trova le rispondenze, cerca e dice guarda qua, c'è qualcosa in più, le opere di misericordia. Allora, uno solo può essere un caso, se sono già cinque la cosa cambia. Mi era capitato, e concludo con un'altra cosa, che mi aveva molto incuriosito, che riguarda Notre Dame de Fontaine. In breve, c'è il ciclo della Passione e dunque, un attimo solo che mi ricordo, sì, c'è la flagellazione di Cristo, che è messa subito dopo Anna, subito dopo la scena di Cristo imprigionato, c'è la flagellazione. Ora, i Vangeli la fanno vedere sempre alla fine con Pilato, che poi alla scena di Pilato segue la flagellazione. I commenti quali erano?
non faccio nomi, ma non è una polemica, è solo un'osservazione da studioso. Dicevano, questa è un'invenzione del poeta, del pittore che, Canavesio, al momento dell'inizio della passione vede già la fine, e la ruota che si gira, perché quando Cristo va dal sommo sacerdote praticamente è già morto, per cui non c'è bisogno di... e poi dopo si riprende. Allora, mi sono messo a cercare perché l'ho trovata in posti molto lontani di qui. Ed è uno slittamento, cioè c'è la flagellazione a casa del sommo sacerdote e c'è poi la flagellazione, ma i Vangeli non parlano di una doppia flagellazione. Che cosa c'è che saltava? Allora, cercando i viaggi dei pellegrini di Gerusalemme, ho trovato che subito dopo Egeria, i primi pellegrini che sono andati erano invitati, quello di Bruxelles, la triste Bruxelles in particolare, il primo pellegrino europeo, quando visitava la casa di Caifa, diceva nel testo, nel cortile della casa di Caifa c'è la colonna della flagellazione che tutti i pellegrini sono portati a visitare perché è il segno di... Ecco, semplicemente questi pittori che mettevano la colonna non volevano mica anticipare la storia sacra, non volevano mica cambiare niente, volevano semplicemente riportare l'osservazione di un pellegrino di Terra Santa che arrivando lì si ricordava che a casa di Caifa era, e sono adesso sono, poi venendo fuori uno li trova facilmente questi dati, sono tanti che dicevano che lì c'era una colonna dove era stato flagellato. E quindi nulla nel pittore, ma nella storia dei pellegrini che vedevano e leggevano. Io credo che molto del favore di queste immagini qui sia proprio nel fatto che queste immagini così potenti colpivano, come colpiscono noi, colpivano la gente che le vedeva. E quindi portavano via l'immagine di questi grandi dogmi, di queste tradizioni, e cercavano di riportarle in terra propria. E in questo senso, tra Firenze e Bastia c'è un filo che è durato lì secoli, ma che non si è mica interrotto. È cambiato, perché Bastia non è più la città dove vediamo la doppia mandorla, è un'altra cosa, certamente, ma l'idea che la muove è la stessa. Non conta la differenza di spazio e di tempo, conta la tradizione religiosa che c'è dietro, che cambia, ma che rimane, appunto perché è tradizione. Grazie. Non so se... No, grazie. Adesso sì, credo che abbiamo capito tutti sicuramente. Ringrazio il professore. C'è qualcuno che voglia fare delle domande? Vedo la gentilezza del professore a... anche esplicitare o spiegare meglio qualcosa, perché d'altronde il suo intervento è stato veramente molto molto pregnante, molto importante, di sicuro. Secondo me anche perché, se lei pensa, le opere di misericordia sono in basso nella Chiesa, quindi tutti le avevano sotto gli occhi ed erano immediate. Insomma, lei sa la grande dei manifesti elettorali, adesso non voglio, per carità siamo fuori lezioni, ma la lite che c'è nei partiti per avere i posti per i manifesti, siamo in realtà formando lo stesso tipo, questi li vedevano tutti ed erano immagini parlanti. Guardi questa che allatta i due bambini, questo che aiuta il povero, questa signora che aiuta il povero, questo che veste, l'altro che va a trovare il carcerato. Erano veramente immagini parlanti che la gente non aveva dubbi, quelle erano azioni che potevano permettere la via contraria. Dall'altra parte, se vi ricordate, ci sono i diavoli, la cavalcata dei demoni, è proprio là la strada opposta, destra e sinistra, benedetti e maledetti. Questa è l'esemplificazione diretta per dire questo, per chi vuole andare là dove c'è la musica, dove c'è Maria, dove ci sono queste figure serene e sorridenti, dove non c'è il buio e il sangue dell'inferno, all'indicazione lì.
Se tu fai quelle cose là, vai là. Non c'è l'obbligo, non c'è mai l'obbligo, c'è la scelta, ma la chiarezza del discorso. La Chiesa indicava semplicemente i cammini, questo era uno, e te lo faceva vedere proprio. Erano le opere di misericordia che muovevano la porta, perché è una cosa che tutti potevano fare senza grandi cose, dar da mangiare, aiutare qualcuno, curare un malato, fare la carità a qualcuno. Potevano essere gesti semplici ma efficaci per tutti. E se uno sceglieva l'altra parte, sceglieva i piaceri, la lussuria, la gola, l'invidia, però dietro c'era un altro panorama. Non c'era l'obbligo, nessun obbligo, però erano due cose chiare. Questo voleva proprio dire, Bastia aveva il pregio enorme della chiarezza, anche per chi non sapeva leggere. Era veramente quello che esisteva la grisella della Bibbia pauperum, cioè uno che andava e apriva, si trovava tutto disegnato. E non c'era linguaggio latino, volgare, scritta, non scritta, no. C'erano le immagini. C'erano le immagini e c'erano i due sensi così evidenti. A me fa sempre effetto leggere una poesia della madre di Villon, un poeta francese medievale, che ha scritto tante cose, anche probabilmente non da chiesa, ma in una particolare c'è un ricordo della madre. E dice, mia madre andava sempre la domenica a messa, lui no, un poeta medievale molto ribaldino, e diceva, e volete sapere perché? Perché c'erano i diavoli che le facevano paura e gli angeli che le davano gioia. E per me è quello, la chiarezza delle immagini. Quando le immagini erano così parlanti, poi uno sceglieva quello che voleva. Ancora qualche domanda? Allora, qui a Mondo di Dio c'è una cappella che si chiama San Bernardo delle Fonte e c'è una figurazione di Cristo in croce, la Madonna che offre il seno per dare la misericordia di Cristo ad un uomo nel mondo. Si può essere reale? Certamente, anzi la ringrazio, certamente è un'altra immagine tipica della misericordia di Maria. Può essere benissimo inserita e meno diffusa, meno più colta se vogliamo, però indubbiamente importante. Di solito, non so se lì c'è, in molti casi c'è una contrapposizione con Evo, la sinagoga, non so se lì ci sia, anche perché quando la Madonna fa un gesto così forte come mostrare il seno, oppure dare il latte, oppure fare delle azioni particolari, dall'altra parte c'è la presenza di qualche elemento femminile negativo, perlomeno che ha avuto una posizione non polemica, ma magari al di fuori. Senz'altro però, a parte questo, è un'immagine da sistemare in questo quadro della misericordia di Maria, senz'altro. Non come madre della misericordia, diversa dall'incoronazione qua, ma come madre della misericordia è perfetta come immagine. Direi proprio di sì, che può essere inserita. Questa figurazione simile è presente da altre parti. Sì. Allora, c'è a Firenze, proprio nella forza della chiesa di, adesso non voglio dire io, confondermi io con Santa Croce, se poi lei mi lascia un recapito glielo faccio sapere. Ho in mente, c'è un posto a Firenze dove l'ho vista e effettivamente c'è Cristo in croce, la Madonna che offre, e poi anche in una cappella in Savoia. Posso poi avere l'indirizzo della signora? Queste le mando in questo momento, non ho i dati, ma ce ne sono almeno altri tre che conosco di questa figura qua, di questa Vergine che appunto interviene, intercede in questo modo diverso, ma di sicuro con misericordia. Grazie. Perché a me era stato detto da l'altro che se faceva qualche scritto di San Bernardo di Terrate e... Questo certo, il latte, sì, perché tutta quella dottrina che riguarda il latte salvifico di Maria è tutto legato agli scritti di Bernardo di Caravaggio, questo sì, perché tutto... È lui che ha iniziato questa devozione particolare, che anche lì ha avuto un susseguirsi di vicende, ma che nel Medioevo era molto... Sì.
molto sentita. D'altronde il rapporto fra l'immagine della misericordia e i certosini e quel mondo, in modo particolare dei gruppi religiosi, e anche all'inizio di questa tradizione. Qua, se lei si ricorda, le prime immagini sono proprio di della Madonna e il manto per i confratelli di Certosini, che sono quelli che hanno fatto venire proprio l'inizio della, insomma, è difficile prenderla perché la combinazione è proprio una delle prime, però sono proprio quelli con i testi di San Bernardo che ci portano alla, forse ci siamo quasi, eccola qua, proprio queste come immagini del mondo di San Bernardo, che proprio vantava per prima questo rapporto filiale, quindi il latte che è un elemento materno rientrava in questa, in questo momento particolare devozionale di rapporto diretto. Sì, non ho questo dubbio. Per completezza, solo per il professore, di quello che ha detto Manuela, infatti a San Bernardo delle Forche non c'è dall'altro lato la raffigurazione di Eva, perché noi Eva e la sinagoga ce l'abbiamo a Santa Croce, sempre a Mondovì, dove c'è l'allegoria del trionfo della Chiesa sulla croce, e naturalmente con la Chiesa c'è Maria e con la sinagoga c'è Eva, ma questo è un altro ragionamento molto importante, ma di un'altra cosa. Invece a San Bernardo delle Forche, come citava adesso Emanuela, di questa iconografia della Vergine, dall'altra parte... Ah, non sentite, scusatemi, no. Dicevo solo per completezza di immagine, ma per il professore, forse non per noi, perché lo conosciamo tutti, che appunto aveva fatto la richiesta, forse da una parte c'era la Maria, dall'altra c'era Eva. A San Bernardo delle Forche lo sappiamo tutti, sì, non c'è, sì. Questo noi lo vediamo in Santa Croce. Mentre invece a San Bernardo delle Forche, dall'altro lato di questa immagine di Maria, c'è un'enorme immagine di San Bernardo di Clairvaux. Ah, eccolo qua. Enorme, di proporzioni enormi, che travalica addirittura il Cristo, l'immagine, perché... è enorme proprio, cioè è anche incombente, con due occhioni incombenti. E bisogna anche qualche modo. L'immagine ha sempre avuto la sua parte anche in queste cose qua, quindi anche queste rivalità fra domenicani, francescani, sono da capire, per quel tempo era un modo unico per farsi conoscere anche, quindi senz'altro l'immagine era... Ma peraltro comunque allora io penso, a questo punto però abbastanza strana, d'altronde è strana come noi anche che abbiamo qua due santi cistercensi, perché da noi conventi cistercensi, monasteri cistercensi non ce n'erano, nella vicinanza. Sì, diciamo che poi con l'andare del tempo la Chiesa ha capito anche quell'immagine che faceva già vedere tutti insieme, che le lotte finivano per stancare il popolo. E quindi questa rivalità, questi che dicevano ma nel 1218 i domenicani erano due, come fa San Domenico a averne visti tanti? Gli altri dicono come fate voi a dirlo se in una visione Domenico ha visto il futuro di mille anni? Voglio dire, hanno capito che andavano a distruggere l'unità del mondo cristiano, fratres in unum, quindi hanno accettato, ma lo stesso anche a proprio San Fiorenzo di Mastia, abbiamo i francescani, abbiamo i domenicani, voglio dire, la Chiesa si è poi aperta a accogliere la testimonianza di tutti, perlomeno dei padri più importanti, anche se in evidenza c'erano sempre i propri. E come una famiglia quando ci si sposa, no? Di solito si dice la famiglia è questa, quello là è il marito di mia figlia, quella là è una... c'è sempre un modo di dire, la ceppo della famiglia è uno e gli altri sono ben volentieri aggiunti, ma sono aggiunti. Comunque no, anche questo non deve stupire, perché indubbiamente la fama di questi personaggi era tale da superare l'uomo. Ecco, io credo che ognuno di noi dovrebbe fare, anch'io all'inizio della mia carriera ho fatto un lavoro sulla chiesa della Santissima Trinità di Scarnafigi, con Don Dao, dove credevo di aver trovato delle cose quando avevo 20 anni, perché dicevo qui in realtà dovessi riscriverlo oggi forse non scriverei più due pagine così, perché mi sono reso conto che c'è tutta una filiera che io non immaginavo proprio al di sopra di queste cose qua, per cui è vero, a Saluzzo era unica, ma se solo avessi guardato un po' più lontano avrei capito che non era proprio così. Ma l'importante proprio è diffondere queste cose. Qualcuno parlava prima di San Ponzio, eh? E,
proprio in questi giorni ho raccontato, ho ricevuto, io ho fatto un articolo su San Ponzio anni fa, che è su quel sito, e proprio la settimana scorsa ho ricevuto da Bari, da una signora che ha un'agenzia Bed and Breakfast, che però si occupa di una cappella appena restaurata, una gentile mail con l'invito ad andare giù, perché in questa cappella vicinissima a Bari il restauro ha portato fuori una storia di San Ponzio, che è un santo. E quindi, avendo letto il mio articolo, mi chiedeva le informazioni per Castellar, Gradleves, Marsaglia, qui dove c'è, qui vicino, invitandomi ad andare giù e chiedendomi come ha fatto San Ponzio ad arrivare qua. Io le ho risposto: in Freccia Rossa non c'era ancora. Non lo so, lo studiavo. Qualche altra domanda? Prego. Vieni un po' più avanti, Andrea, perché sennò non sentiamo. Grazie. Buonasera. Buonasera. Ce la fa con... Sono Andrea del Mondo, mi qualcuno mi conosce. Volevo ringraziare il professor Piccardo. Si sente? Vieni qua. Bravo. Grazie. Volevo ringraziare il professor Piccardo per il percorso devozionale, mistico di questa lezione, perché noi non dobbiamo dimenticarci che la conoscenza che ci vengono infuse queste lezioni, con fatica nel senso di noi di apprendere, no? Sono uno strumento ma al servizio del popolo cristiano, cioè non dobbiamo fermarci al tecnicismo, ma dobbiamo diciamo sfruttare questo servizio anche per noi e per gli altri, per elevare il nostro spirito, no? Quindi in questa lezione io ho colto questo aspetto, secondo me importantissimo, e trovo che anche la nostra associazione dovrebbe chiamarsi Volontari per l'Arte Mistica, Volontari per l'Arte Devozionale, perché solo l'arte in sé è una cosa interessantissima, ma ci può essere la musica, ci può essere altre cose. Però non dobbiamo dimenticarci che lo spirito ci deve condurre verso l'alto. Quindi tutte queste raffigurazioni, a volte anche molto umili, fatte per il popolo, no? Partono dal basso ma ci devono portare verso l'alto, no? Quindi il nostro servizio deve servire agli altri, ma noi stessi dobbiamo prendere spunto e insomma, per un percorso nostro, no? Mai dimenticare che è un servizio mirato alla devozione e all'aspetto mistico. Grazie. Grazie Andrea. Oltretutto, per Andrea sappiamo tutti che è proprio un suo punto importante, ma non è solo il suo punto, perché dovrebbe essere un po' per tutti noi anche, cioè vediamo queste bellissime cose che abbiamo intorno, andiamo a vederne delle altre nelle nostre uscite formative, vediamo per esempio le immagini che ci ha portato oggi il professor Piccardo, ma è certo che dobbiamo poi rifare anche una meditazione anche personale sul risvolto spirituale, questo è ovvio, e mi pare che infatti oltretutto anche la lezione del professore abbia proprio, come ha detto giustamente Andrea adesso, colto questo segno, oltretutto essendo anche nell'anno giubilare della misericordia, questo è ovvio, e lo ringraziamo, perché è vero, fa sempre bene che ce lo ricordino, non solamente la parte strettamente artistica. Grazie mille. Qualche domanda? O qualche domanda magari più particolare di qualche interesse delle nostre chiese? Avete mai visto quella che ha dei vetri? Quella che la donna della Missa di Porta, che è quella che ha dei vetri vicino alla ferrovia? La Pieve di Santa Maria. La Pieve di Santa Maria? Non ho andato a vederla. Ma non è della Misericordia, non è Pieve di Santa Maria, basta? Sì. Con la storia della Vergine Maria, della storia di Maria. È la storia di Maria. Sì. Della e della misericordia anche.
Santa Maria c'è una grande Madonna con scusami, Anna Maria, avevo capito che tu dicessi che era la pieve della misericordia, dico io la conoscevo come pieve di Maria. Sì, scusa. Sì. Grazie, non lo... Però la più impressionante è quella di Montanera, come ci ha detto, è impressionante. La Madonna vera. Lunga di Montanera, sì. Che è, impressionante. Sì, è una delle più efficaci, anche ben conservata, così nell'abside, quindi sì. Si può vedere bene come... Grazie, no? Non la conoscevo e mi ripropongo di vederla. Perché vorrei mettere tutte queste immagini, perché è un peccato veramente che vadano così a perdersi, perché nei singoli posti poi si finisce per dimenticarle o per lasciarle, o peggio, io vado alcune volte a Casa Cavassa, dove c'è questo stupendo museo a Saluzzo, dove però le guide giustamente... non per rispondere all'ultimo intervento, ma raccontano come il Marchese d'Azeglio ha comprato la tela, come Hans Klemer ha dipinto la tela, quanto è costato l'oro per il manto della misericordia, punto. E questo Marchese ha fatto un'opera importante, perché ha comprato la tela da un antiquario che la stava svendendo, ma la tela era nella cappella collegiata di Revello, era in una chiesa, era oggetto di una forte devozione in Piemonte. Una volta spostata in un museo civico è diventata un'opera d'arte. Allora, vi racconto questo, poi non voglio tornare di più perché so che abbiamo tutti... 2 anni fa sono andato con mio figlio a Istanbul, Topkapi. Nel museo c'è un settore dove ci sono le reliquie che hanno rubato agli ebrei, il bastone di Aronne, la cosa di Mosè, a fianco dell'immagine della Kaaba. Mentre eravamo noi c'è stato un putiferio, perché il gruppo di ovviamente arabi che era lì si è messo in ginocchio a pregare e ha bloccato il passaggio dei turisti. Sono arrivate le guardie, ma no, la richiesta è stata, già loro recitano il Corano in quella parte del museo perché appunto ci sono queste reliquie e quindi loro, ma hanno chiesto e ottenuto il permesso che adesso nel museo dove sono esposte queste cose possano pregare, quindi inginocchiarsi e fare le loro devozioni alla Casba, alla pietra nera dell'Arcangelo Gabriele, eccetera, eccetera. A me, mio figlio, con tutto il gruppo che era di salute, ha fatto molto effetto veder pregare nel museo, perché loro dicevano, ma queste sono le pietre della nostra religione. No, qui per noi c'è l'angelo, qui c'è l'angelo Gabriele, noi non possiamo passare e andare avanti. Ecco, io non voglio fare paragoni, ma mi piacerebbe che una volta ogni tanto a Casa Cavassa dicessero anche la Madonna della Misericordia, perché farla vedere lì, portandola via da una chiesa in tutt'altro ambiente, certo che diventa l'Ottocento, il Novecento, Ottocento di questi ricchi marchesi che volevano addobbare Casa Cavassa museo, tutto vero, tutto giusto, però dire anche qualcosetta, no? Su questa immagine così sacra, altrimenti finisce di essere veramente un'immagine della Gioconda, cioè un'immagine bellissima, la fotografiamo, la studiamo, mandiamo i giovani a fare le ricerche su come è fatto il legno, tutto giusto, ma perché l'hanno fatta? Perché l'hanno fatta? Quello è il punto. Poi, per carità, ognuno può avere liberamente la propria immagine. Io che ho visto nel passare del tempo, in realtà queste cose sono sedimentate, quindi vai su internet, Madonna della Misericordia che vuol dire? Hans Klemer che vuol dire? 1400 che vuol dire? Arte di Saluzzo che vuol dire? Ma ci fosse uno spot che vuol dire religione, ci fosse una voce che vuol dire, ma questa era un'immagine sacra per milioni di cattolici, uno no, solo più, ed è vero, il mondo moderno mi si dice, ma tu sei, forse sì, però proprio per rispetto della verità, come io accetto che dicano ogni sorta nella scheda tecnica il conservatore del museo, il conservatore di Torino, giusto, giusto, mettere una voce su cos'era questa Madonna costerebbe tanto, aiuterebbe a capire, visto che è inutile stare a dire. Allora mi sono detto,
col tempo e i miei verdi anni, voglio raccogliere queste immagini un po' per volta, perché non ci saranno più nemmeno le immagini, ma questo segno della fede cristiana andrebbe mantenuto e trasmesso. Dovremmo, come facevano loro, che si univano per mandare avanti le loro cose, ecco, fare una specie di repertorio dove queste immagini poterle mettere e dire: questa era una delle cose in cui la gente credeva e per cui pregava. Vedo che però il tempo è della serie, sta grandinando, e quindi speriamo bene. Io voglio solo concludere con questo, a parte che tanto non possiamo uscire per ora perché forse sta venendo giù quasi il finimondo, quindi ci conviene stare qua nel riparato, ma volevo solo tranquillizzare il professor Piccat, perché le ultime cose che ha detto è il compito di noi volontari per l'arte. Allora, dei volontari per l'arte, che non è solo della diocesi di Mondovì, ma noi siamo interdiocesani di tutte le diocesi della provincia di Cuneo, non solo, ma anche della consulta episcopale di Piemonte e di Valle d'Aosta, che adesso si estenderà poi anche un po' a tutta Italia pian pianino. Abbiamo proprio questo compito, di portare a vedere le nostre opere d'arte, ma sempre con il risvolto anche della spiritualità, cioè dello spiegare perché. Non solamente sì, è bello, è di questo, di quell'altro, l'epoca, il periodo, sì, dirà, sì, questo lo facciamo tutti, certo, lo facciamo perché è il nostro compito, ma c'è sempre noi, tutte le volte che veniamo e facciamo i nostri presidi, c'è il corollario spirituale. Ecco, questo devo dire mi dà molta conforto, perché l'altro tema, saluto, è i marchesi. Perché questa Madonna ha la fortuna di avere in primo piano Ludovico e Margherita, due marchesi contestatissimi in Saluzzo. Lei molto devota, è affrescata in molte chiese, e quindi sulla loro immagine viene letto tutto. È il contrario. Solo i marchesi sono fatti piccoli per fare onore alla Vergine. Adesso stiamo facendo un po' di confusione. Peggio che le frecce di San Sebastiano, questo, Forse era un modo per farmi ricordare di essere venuto qui. E devo dire, ci siamo riusciti.